In apertura ci occupiamo del bollettino di oggi sulla diffusione dell'epidemia in Abruzzo. Oltre ai nuovi casi di positività e purtroppo ai nuovi decessi, si registrano per il secondo giorno consecutivo anche buone notizie sul fronte dei guariti. Ma per i dettagli e anche per parlare del via libera arrivato dall'EMA per il vaccino AstraZeneca, la vedo già in collegamento da Pescara. Saluto Anna Di Giorgio. Buonasera Anna. Ciao Paolo, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Da me è Diego Martelli che in questo momento prendiamo la linea da Pescara. Siamo davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità, come dicevi tu, per fare un po' il punto della situazione relativamente proprio ai nuovi contagi da Covid-19, ma anche per parlare della notizia del giorno relativamente al via libera che è arrivato proprio dall'EMA per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ma procediamo con ordine, partendo proprio dai dati contenuti nel bollettino sanitario di oggi, e vi diciamo subito che i nuovi casi di positività al Covid-19 sono 462, di età compresa tra 1 e 95 anni. Quelli con età inferiore ai 19 sono in tutto 77. Questi 462 nuovi positivi sono stati riscontrati su 10.070 tamponi fatti, di cui 5.964 molecolari e 4.106 tamponi rapidi antigenici. La percentuale dei positivi è pari al 4,6%, in leggero aumento rispetto a ieri, quando la percentuale appunto si attestava sul 3,6%, e vi diciamo subito che la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di contagi oggi è quella di Pescara, con un più 197, seguita dalla provincia dell'Aquila che registra un più 112, poi quella di Teramo che registra più 107 nuovi positivi e infine ultima la provincia di Chieti con un più 59 nuovi positivi al Covid-19. Va aggiornato purtroppo anche il bollettino dei deceduti, che oggi sono 9, di età compresa tra 31 e 92 anni. Il totale dei deceduti sale così a 1.943. Di questi nuovi casi di decessi che sono inseriti nel bollettino di oggi, tre però fanno riferimento ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati soltanto oggi dalle ASL di riferimento. Come dicevi bene tu, Paolo, i dimessi guariti oggi sono più di 1.000, per la precisione 1.026. Gli attualmente positivi invece sono 11.102 in Abruzzo, con un dato che flette di 576 unità, quindi meno 576 positivi oggi. Gli ospedalizzati sono 667 in tutta la regione, il numero è stabile, così come quello dei posti letto occupati nelle terapie intensive d'Abruzzo, che sono 89, numero dicevamo uguale, però con 5 nuovi ricoveri in più rispetto a ieri. E infine, le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL sono 576 in meno, il totale è pari a 10.346 in tutta la regione. Questo il dato, sono i dati più importanti del bollettino sanitario, con tutti i dettagli che ovviamente troverete nella sezione approfondimenti del nostro sito internet. Ma dicevamo in apertura di questo collegamento che la notizia praticamente di queste ore è proprio il via libera che è arrivato dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, per il prosieguo della somministrazione della campagna vaccinale con AstraZeneca, vaccino anglo-svedese che nei giorni scorsi era stato in via precauzionale e temporanea sospeso nella fase appunto della campagna di somministrazione per cercare di accertare un nesso di causa-effetto tra alcuni decessi sospetti che erano stati riscontrati nelle persone che avevano subito l'inoculazione, la somministrazione del vaccino. Si attendeva per oggi il pronunciamento dell'EMA, così è stato e dunque il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace. I 25 casi rari di trombosi su 20 milioni di vaccinati consentiranno quindi di aggiornare il foglietto illustrativo del vaccino, per cui si dice appunto dall'EMA che non si può ancora escludere definitivamente un legame tra questi casi rari di trombosi e il vaccino, e quindi saranno necessari comunque anche ulteriori approfondimenti, ma il vaccino resta sicuro ed efficace. Queste le parole
appunto che sono state pronunciate dalla direttrice dell'EMA, Emer Cook, che ha detto che i rischi sono nettamente inferiori rispetto ai benefici relativi alla somministrazione appunto del vaccino. Come è stata accolta la notizia? Il Premier Draghi ha detto che dunque saremo pronti come paese, come Italia, a ripartire con la somministrazione di AstraZeneca già da domani, e la stessa AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha detto che a questo punto, dopo il pronunciamento dell'EMA, vengono meno anche i motivi che hanno portato alla sospensione preventiva e precauzionale di AstraZeneca. Dunque si potrà ripartire con la somministrazione del vaccino anglo-svedese già da domani. Quello che accadrà in Abruzzo ve lo racconteremo appunto anche nel corso dei prossimi notiziari, e intanto però resta anche da capire come nella popolazione si riuscirà a recuperare anche fiducia nel vaccino dopo i fatti di cronaca appunto dei giorni scorsi, di cui vi abbiamo dato nota. Comunque resta questa la notizia principale: il vaccino AstraZeneca è ritenuto sicuro ed efficace, dunque si potrà continuare con la somministrazione del vaccino. Se non hai domande da studio, Paolo, io e Diego Martelli possiamo restituirti la linea.